Il System Reference Document, o SRD, è una sorta di bignami di Dungeons & Dragons quinta edizione, contenente solo l'essenziale del sistema di gioco e rilasciato dalla Wizards per chi intende creare mondi e avventure originali. Comincia da qui il viaggio attraverso gli incantesimi di Dungeons & Dragons. Gli incantesimi pubblicati nell'SRD sono infatti allo stesso tempo il minimo sindacale per far funzionare il gioco e i modelli che gli sviluppatori offrono come punto di riferimento per svilupparne di nuovi. Bentornati, oggi parliamo di Confusione, un'altra magia presente da oltre 40 anni nel gioco. Di livello 4, tradizionalmente disponibile al mago, poi estesa anche allo stregone e al bardo, e in questa edizione al druido. Si tratta di un ammaliamento che si lancia in un'azione e dura un minuto con concentrazione, quindi pensato per l'uso in combattimento, fuori dal combattimento non ha usi, o almeno non ne ha di consistenti. In particolare il suo funzionamento implica strettamente l'uso dei turni, quindi a mio avviso il suo lancio dovrebbe far partire in ogni caso l'iniziativa. La magia assale e contorce le menti delle creature, creando illusioni e provocando azioni incontrollate. Le creature in una sfera di raggio 3 metri devono passare un tiro salvezza su saggezza o esserne affette. Le creature che falliscono il tiro salvezza perdono la reazione e all'inizio del loro turno tirano un D10 e si comportano in base al risultato. In particolare, in un caso su 10 si muovono in una direzione a caso. In 5 casi su 10 non fanno niente, in 2 casi attaccano una creatura adiacente a caso, e infine in 2 casi agiscono normalmente. Ogni creatura affetta alla fine del proprio turno ripete il tiro salvezza per provare a mettere fine all'incubo. Aumentando il livello dello slot usato aumenta il raggio dell'area di applicazione, quindi potenzialmente il numero di bersagli. Questa magia ha un paio di caratteristiche importanti. Anzitutto è una magia di controllo d'area. Alcune magie di controllo d'area esistono anche al terzo livello e sono in particolare paura, trama ipnotica e lentezza. Sono tutte magie molto forti, ma le prime due infliggono una condizione specifica, in un caso impaurito, nel secondo affascinato, e quindi colpiscono solo le creature non immuni a quella condizione, e quella condizione può essere tolta con magie e capacità specifici. La lentezza invece, che pure ha un effetto per certi versi simile alla confusione, fornisce alla vittima la scelta su cosa può fare, invece di rimettere la cosa nelle mani del caso. Quindi, in sunto, Confusione è un mix caotico di tutte queste magie di livello inferiore, ma più insidioso e crudele, perché non si affida a condizioni particolari e non lascia scelte alla vittima. Nella mia esperienza da master, infliggere la confusione a un personaggio è un modo molto facile di rovinargli la serata, proprio perché è del tutto in balia del caso senza poter fare niente, e a parte un dissolvi magie che non è sempre disponibile, anche i suoi compagni non possono fare niente per aiutarlo, se non interrompere la concentrazione all'incantatore, che non è sempre possibile. Mettiamoci che questa magia potrebbe colpire più di un personaggio e capite come si tratta di un potenziale disastro. Non è vero come alcuni dicono che in questo gioco morire è difficile. Se un incantatore nemico apre un combattimento con la magia confusione, le cose possono andare malissimo per il gruppo. E questo è vero oggi e lo è sempre stato da 40 anni a questa parte. Le magie di terzo livello che vi ho menzionato invece sono tutte molto più interessanti da rivolgere contro il gruppo, perché tutte hanno un modo di essere eluse e disinnescate, e i giocatori avranno almeno la percezione di poterci fare qualcosa. Sceglierei questa magia per uno stregone o un bardo? Per un bardo direi di sì, per tutte le ragioni che ho detto. Fra tutti i controlli ad area è quello più insidioso e affidabile, e il bardo, una volta lanciata la magia, può mettersi al sicuro ed evitare di esporsi alla perdita della concentrazione. Per uno stregone invece sceglierei la magia più che altro se è tematica, ad esempio su uno stregone della magia selvaggia, o in generale se ho in mente il classico superdotato magico che non riesce a controllare il proprio potere, e quindi il caos è un tema importante delle sue magie. Altrimenti, trattandosi al solito di una magia solo da combattimento, sceglierei forse qualcosa di più versatile. Diffida delle guide che ti offrono molti giudizi e poche informazioni. L'unico modo di vincere a D&D è capire come ogni sua componente può contribuire al tuo divertimento. E ricorda che l'uomo, in fondo, non è altro che una scimmia che gioca.